Nelle sale nuove del Castello Angioino Aragonese è stata inaugurata lunedì 16 agosto ad Agropoli la mostra di Luciano Cirillo Sinfonie di Emozioni, in esposizione fino al 30 agosto. Siamo qui questa sera convenuti in questa meravigliosa location del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, testimonianza della nostra storia, per presentare questa interessante mostra di pittura del maestro Luciano Cirillo, una persona che ho avuto modo di conoscere qualche anno fa presso la Pro Loco di San Martino Cilento e che apprezzo molto come artista e come persona. Direi che tre sono le parole che lo possono caratterizzare e sono il sacrificio, la passione e l'amore. Sacrificio perché indubbiamente la vita di un artista non è facile e anche la sua, dai suoi racconti ho potuto capire quanto sia stato difficoltoso riuscire ad emergere e ad affermarsi. Poi passione, perché passione è quello che mette lui in tutte le cose. Passione è, ci mette il cuore nelle sue opere, per le sue caratteristiche anche di etica nelle sue opere e per voler lasciare ai posteri un qualcosa che veramente sia importante e che ricordi la nostra storia. I nostri telespettatori questa sera conosceranno le sue opere e lei le descriverà. Ricominciamo con questa opera qua. Questa è una poesia per non aver riflettuto il giorno prima, pubblicata su Arte più Arte a cura di Antonino De Bono, noto critico d'arte. Quindi sopra è una scultura in ferro, è un volatile, mentre qui il corso della vita, l'opera del 1968, dove la pioggia rappresenta, secondo la filosofia dei Fenici, la pioggia rappresenta il nucleo dell'uomo e quindi la fertilità alla terra. E noi vediamo questa donna, il bambino però, attendo, è nel corpo della candela e ha un significato perché c'è verso la morte, c'è un po' un pessimismo. Poi col tempo c'è il cenno della vita e poi la morte che si scioglie la candela, simboleggiato un po' questo. La mano, chi crede in Dio può dire Dio, chi crede al caso, che non crede alla religione, può descriverlo diversamente. Ma c'è un qualche cosa in comune anche con questo quadro. Qui invece è viceversa. Questo è stato fatto un po' qualche settimana, iniziata l'idea, dopo che è morto il giornalista Fava in Sicilia, che usciva dal cinema. Qui vediamo la donna, lo stesso la pioggia dei nuclei, quindi il mondo è incappucciato perché si nascondono le verità, l'uomo nasconde la verità. Allora qui vediamo l'uomo, perché il titolo è intitolato Fragilità ed il mondo è protagonista oggi come allora dell'ultima violenza, vale a dire i 30 denari del Cristo ucciso, il tradimento, Giuda. Qui vediamo sempre per il denaro che si uccide. Però lo sperma da Giove è un obbraccio, che la testa del nucleo presenta un tunnel, che è lo studio sul gene. Il gene che poi, scoprendo nuovi orizzonti, automaticamente scoprendo nuove sulla medicina, si va avanti ancora con altre scoperte. Non finisce mai, va all'infinito. Le due parallele. Inizia che è intonato con l'Eterno, ha il significato che è intonato con l'Eterno. Il nucleo spacca l'uovo e dentro vi è la morte. Quindi poi è anche di carattere storico, religioso, la corona di spina avvolge tutto il globo terrestre, non soltanto un uomo più, ma bensì il dolore avvolge tutto l'universo. Qui siamo, questo Cristo che emerge dalle acque, simbolo di vita. Dunque, il mondo appianta in modo che si sono formati due oceani, uno di acque e l'altro del nostro pianto. È una frase di Luigi Grotto, prosatore del Settecento. Poi andiamo avanti. Opera simbolo numero 9. Qui giustamente noi vediamo un po' un gioco su questo
vediamo il gambo della mela, il serpente dentro, dietro la rosa si pensa di non essere visto e c'è lo sguardo di Dio, il bruco che mangia, rosicchia la foglia per svelare questa verità. E quindi questo è un po', è stato un gioco. Il numero 9, ne ho fatti 10, quindi... Complimenti. Qui ci troviamo con una primavera. Quindi, primavera, un paesaggio. Qui, adesso, tanti titoli, composizioni con pianeti musicali. Onde musicale, di pianeti musicali. L'altro, la fragilità di un solco. Che sarebbe il disco degli anni 60, questa roba qua. Qui vediamo un nudo a spatola, un nudo monocolore, e questa è della 82, qua c'è un nudo. Molto, molto bello, molto, questo, sì, 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 molto. Sì, assolutamente. E poi c'è Symphony, il titolo è quello, un nudo trasparente in blu. Qui, ecco, il titolo che volevo portare ad Agropoli, l'infinito. C'è la magia anche leopardiana in questo infinito. L'infinito trascorso così, cioè è padrone di tutto l'universo. Questa immagine, quello è un Gesù come quello che emerge dalle acque. Intitolato l'infinito, 1,50 per 1,80 la misura. Qui ho collaborato a una collettiva sul 700° anniversario dalla nascita di Dante. Questa è un'opera degli anni 60, questi 8 sono del 63, questa è del 68, I tormenti di un suicida, giustamente per mal d'amore i ragazzi. Quando... Oh. E quindi la bilancia numero 2, gioco tra arpia e suicida, molto di oggi all'inferno di Dante. E qui ho fatto qualcosa su Leonardo da Vinci. Sono opere che io vorrei proporre al comune di Agropoli, se lo ritengono opportuno, fare veramente un omaggio a questo genio. E quando si parla di questo genio si parla del divino, di Dio. Lui è un semplice uomo, è manifestazione di Dio quale premio all'uomo ricevuto. Quando noi guardiamo la Gioconda è come guardare Dio. È invisibile, ma noi vediamo Dio in queste circostanze. Qui una mostra molto fatta a Castellabato, devo dire la verità, ho scritto parecchie volte che volevo i piani superiori, ma non è stato mai possibile, non mi hanno dato mai neanche risposta. Questo attraverso conoscenza ho fatto al piano terra questa esposizione. Comunque come pubblico straniero sono stato molto soddisfatto. Qui sono due nudi, una spatola e un in impressionismo. Sempre la stessa modella, però questi sono, come dicevo prima, il classico è stato fatto davvero, mentre questi poi dopo ho tirato, sfilato i classici dall'archivio e ho fatto questi lavoretti qua così. Bene, ci spostiamo nella seconda stanza. Qui vediamo il numero al tratteggio. Quel talude è un quadro del 68, la panchina di Agropoli, è un quadro del 68. Questa è un'opera tecnica olio. Questa è un'opera polimaterica. È intitolata Al computer per studiare esplosione cosmica. Questo è il titolo, con queste piastre, tante cose. Questo è un nudo in impressionismo. Questa è poesia, riflessi e poesia sulla modella, sulla ballerina. Lì poi, questo è il titolo di questa, anche trascritto in questa stampa. Attraverso l'informatica studiare i misteri che circondano l'inizio dell'universo, perché ha due titoli, ecco perché al computer studiare esplosione cosmica. Qui vediamo un mondo a tratteggio, la modella è sempre una, quello classico fu venduto a suo tempo, in secondo momento, come dicevo precedentemente, ho tirato su il nudo. Allora, questo è in impressionismo, quello a tratteggio, questo monocolore, questo a spatola. Complimenti. E quello è il classico, è venuto molto bello, e a Milano ce l'ho ancora. Questo è un monocolore e qui incomincia a trasparire un po', vedete come, ecco, in questi colori si vede, non si vede l'immagine.
molto suggestivi. In impressionismo, a spatola. È una pittura molto... che suona dalla voce di libertà di fare questi scarabocchi, dove si sente libero d'individuo, un po' alla Pollock, questo discorso. Grande maestro Pollock. Oh. Mentre qui, forse ne abbiamo già parlato, questo è un quadro di Agropoli, dove io simboleggio su le Agropoli per la pace. Il quadro è 2,90 m per 1,90 m, dedicato alla San Pietro e Paolo, Costantinopoli, la Madonna di Costantinopoli, la Madonna delle Grazie, San Francesco. Questa esplosione, vi sono queste scritte. E io ho questo, quasi lo vorrei donare, se mi fanno un dono un'opera di bronzo, ma deve essere l'amministrazione, l'istituzione che deve, sono se mi vogliono far contento. Poi qui c'è la genialità di Leonardo da Vinci. Questa è un'opera studiata proprio per l'uomo, e qui l'ho fatto a Milano, l'ho fotografato davanti alla Villa Casale del Comune di Bologna. Questo riguarda sempre quello, è un monocolore. E qui in questo groviglio di emozioni, in questo, diciamo, di colori, c'è la parola pace, emerge questa pace. Facendo questi quadri ti senti tranquillo, non impegnato, non è una formula. Tu lavori un po', capito, una cosa, non è una formula che devi lavorarci su. Ecco, questo. Qui siamo con il geometrismo lineare. Attraverso questo susseguirsi di linee forma dell'emozione, delle sinfonie. Ecco, questo è il discorso. Qui vediamo tre pere, qui ne vediamo una. Però un po', e qui c'è un po' il giochetto della lusività. Noi vediamo in questa pera, ma è una pera, ma no, mi sembra la schiena di una donna, per dire, no? Allora ci si chiude. Mentre questo è la stampa, è un monumento che si trova a Peschiera Borromeo, i valori del bambino nell'universo. Monumento alla vita, città di Peschiera Borromeo. Fusione in bronzo, 3,34 x 2,86 x 2,43. Inaugurata nel 2004, in bronzo. E qui parlavamo precedentemente, questo è un po' il mio cammino. Questo è il Depian dedicato a Dante Alighieri, dedicato al sommo poeta fiorentino, amatore di questo grande genio. E questo è dedicato a Leonardo da Vinci, che qui parla, diciamo, quello che è precedentemente l'uomo vitruviano. Qui il volatile, scultura in ulivo, legno d'oliva. Qui sono attrezzi di contadini, l'uccello in azione di decollo, sinistri rottami della campagna agricola. Con le zappe dell'agricoltore ho creato questa forma, diciamo, di uccello, che infatti l'uccello poi era lo studio di Leonardo da Vinci. Poi vediamo la vita senza fine, che lui ha lavorato molto sulla vita senza fine. Ecco il titolo. Il titolo di questo, opera 59, scultura composta da falci in memoria di una cultura agricola scomparsa, composizione di recupero del contadino, misure 53, 41 per 18. Del 1979. Che dire, dopo questa bellissima presentazione possiamo magari svelare qual è il sogno del maestro Luciano Cirilli. Di realizzare un'opera in bronzo ad Agropoli. Io do i disegni, il progetto, porto il modello qua e basta. Tutto questo è... però... Ha già l'idea dell'opera? Il genio da Vinci. Poi se non piace, vogliono qualcos'altro, devono manifestarsi sempre sul sistema solare, come il bambino al centro dell'universo, come il monumento di Peschiera Borromeo. Bene, allora adesso deve fare un saluto invece a tutti gli agropolesi, i cilentani e naturalmente ai nostri telespettatori. Sì, io ringrazio tutti i telespettatori, la presentatrice Teresa Miglino Licci, poi... faccio un saluto e un ringraziamento anche all'assessore delegato alla cultura Francesco Crispini e il sindaco Adamo Colpo e tutto. Questo è un po' tutto il personale
che mi visita merita di più ancora, perché hanno visitato la mostra di Cirillo, vuol dire che tutti... Lasciamo le date della mostra, fino a quando è possibile visitarla? Fino al 30 di agosto. 30 di agosto. Però devo partire poi subito dopo, perché devo montare una mostra in una chiesa sconsacrata a piazza 11 febbraio di Cologno Monzese, poi subito alla fine di settembre un'altra, e poi c'è un'altra Rescaldina dove sono andata ad abitare adesso. Gli orari accessibili alla mostra, se li ricorda? Eh sì, dalle 9 all'1, mi sembra, se non sbaglio, e poi dalle 14 dalle 16 fino alla fine della notte. Bene, grazie maestro Luciano Cirillo.